Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere un esercizio per apprendere l'efesto. È un esercizio un po' avanzato, quindi non lo consiglio a quelli che iniziano ad approcciare questa skill. È un esercizio fatto con l'aiuto dell'elastico, quindi non è adatto ai neofiti. Dovete farlo più avanti, quando riuscite a padroneggiare il primo stadio di efesto. Lo vedrete nei miei video precedenti. Come bisogna utilizzare l'efesto con l'elastico? Innanzitutto l'elastico lo appoggio così sulla sbarra, lo sistemo. Avete visto il nodo? Così. Lo tiro agganciandolo proprio alla vita, qua. E da qui devo solo regolare con la mano il livello di difficoltà. Più tiro l'elastico, più diventa facile. Meno lo tiro l'elastico, più diventa difficile. Appoggio bene sopra la mano per non far scivolare l'elastico. Appoggio le mani sopra. Mantengo il false grip quando scendo giù. Guardate. Scendo giù mantenendo il false grip. E da qua tiro, transizione, ripeto, giù, tiro, transizione. Per quanto riguarda le serie e le ripetizioni, vi consiglio di fare il classico 5x5 di serie con un minuto di recupero tra una serie e l'altra. Per chiudere le 5 ripetizioni, ragazzi, dovete semplicemente regolare l'elastico. Quindi regola l'elastico in modo tale da riuscire a chiudere 5 colpi senza troppa facilità e senza troppa difficoltà. Quindi regolalo in modo tale da non dormirci negli efesto. Devi sentire una fatica del 75-80% massimo, ma non oltre. Provatelo, scaldatevi bene prima di andare ad eseguire questo esercizio specifico. Mi raccomando, fate anche stretching, soprattutto a fine allenamento, allungate bene le vostre spalle. Fate questo esercizio che è molto importante, la posizione German Hang con i piedi appoggiati per terra. Fate una trentina di secondi per 3 o 4 serie, va più che bene. Ci vediamo alla prossima.